Buonasera e benvenuti allo speciale di Videogiornale 8. Questa sera abbiamo degli ospiti e passo subito a presentarveli. E alla mia destra troviamo Ismaele, che conoscete tutti. Ismaele è di casa qui da noi. E invece alla sinistra c'è l'artista Elisa Martorana. Elisa Martorana chi è? Elisa Martorana è un artista poliedrico, una sola definizione per lei si può dare, è un creativo e basta. Poi più in là vedremo meglio e scopriremo meglio chi è. Tornando qui alla mia destra troviamo Merilo Cicero, assessore al comune di Villa Abate, 7 deleghe, ma quelle che stasera noi tratteremo, Meri, sono quella della solidarietà naturalmente e quella dell'istruzione, che secondo me è la cosa più importante. E Dulcis in fondo, per ultimo ce lo siamo riservati, il sindaco di Figarazzi, che stasera ci onora della sua presenza. Buonasera a tutti. Perché abbiamo qui con noi questa sera questi personaggi? Perché ci troviamo di fronte ad un fatto un po' particolare. Di questo però cominciamo subito con farcelo raccontare da Ismaele. Ismaele che è stato un po' colui il quale ha avuto l'idea di quello che tratteremo questa sera, dell'argomento che tratteremo questa sera. Allora Ismaele, vado con una domanda difficilissima. Ismaele. Sì, dimmi tutto. L'idea, da dove è partita? Allora, innanzitutto un saluto a tutti i teleascoltatori. Devo dire che è inusuale trovarmi da questa parte, mi trovo spesso dalla parte del conduttore, dell'intervistatore. Questa sera mi presto, direi così, a questo speciale. Ti ringrazio Gaetano Martorana per questo metterti in gioco, anche in questo speciale. Allora, come è iniziato tutto? Molto semplicemente, andando indietro nel tempo, circa un anno e mezzo fa, tutti quanti abbiamo assistito a delle scene davvero drammatiche che hanno colpito l'Emilia Romagna, il terremoto che ha colpito l'Emilia Romagna e che sicuramente ha lasciato attonita l'intera Italia. Allora, di fronte a quelle immagini, di fronte a uno speciale, mi ricordo, del TG5, ho pensato e ho detto, ma noi siciliani, noi facente parte del comune di Villa Abate, in questo caso del comune di Figarazzi, che cosa possiamo fare per testimoniare la nostra vicinanza a una parte dell'Italia che in questo momento sta soffrendo? E allora ho preso il telefono, ho chiamato il dottor Cappi, il segretario generale del comune di Novi di Modena, e ho pensato di realizzare un concerto di beneficenza, un'iniziativa benefica denominata Amore in Azione, perché molto spesso, erroneamente direi, facciamo un errore, quello semplicemente di guardare la televisione e limitarci soltanto a compatire le difficoltà, quasi vivere con emozione quello che a volte si prova in una situazione così difficile come una terra colpita da un terremoto, ma difficilmente scendiamo in azione. Ed ecco perché ho pensato di realizzare questo concerto di beneficenza denominato Amore in Azione. Ho chiamato il maestro Simona Laimo, noto baritono Simona Laimo, che ha messo a disposizione la sua arte, la sua accademia gratuitamente, e abbiamo realizzato così dei ticket d'ingresso. Abbiamo raccolto una cospicua somma di denaro che abbiamo dato, non spedito, ecco, voglio anche sottolineare questa cosa, abbiamo voluto qui a Figarazzi l'assessore Dario Zenoni al comune di Novi di Modena, che quella sera ci ha onorato con la sua presenza. Sì, Ismaele, mi facciamo una domanda, perché proprio Novi? Novi di Modena, allora, Novi di Modena, quello speciale proprio di quella sera, facevano vedere come Novi, tra altri paesi, perché sono stati tantissimi paesi colpiti, è stato quello forse maggiormente colpito, e ricordiamo le immagini di quel campanile crollato, di quell'immagine così forte. Attualmente il comune di Novi di Modena, pensate un po', ha una sede temporanea, non ha una sede ufficiale, perché la sede del vecchio comune purtroppo è andata perduta. E quindi Novi di Modena è stato proprio perché ho pensato, ecco, le immagini che stiamo vedendo possono davvero farci comprendere come quel campanile veramente storico, il simbolo di Novi di Modena, è crollato. Allora è stata questa l'idea, Gaetano. Ho capito, sì, e volevo dirti un'altra cosina. Quando voi avete ospitato l'assessore che poi è venuto e a cui avete consegnato fisicamente il denaro, questo è stato fatto dove, in quale luogo, dove eravate voi?
dove sarà un teatro, dove si è svolto il tutto? Questa è una cosa molto interessante, molto importante, dire che la comunità evangelica Ebenezer, qui sita in Ficarazzi, presieduta dal pastore Nicola Cerrito, ha cercato la possibilità di mettere a disposizione i propri locali, che si prestano molto a realizzare eventi di questo tipo, e devo dire che la partecipazione è stata davvero notevole. Circa 400 persone quella sera sono venute in quel concerto. È stata una gara di solidarietà di tutti i due comuni, perché ho chiamato il sindaco di Ficarazzi e devo dire che appena gli ho proposto l'idea è stato davvero lieto di poter accettarlo, patrocinando l'evento. La stessa cosa il sindaco di Ficarazzi, il dottor Francesco Cerrito, e quindi insieme, devo dire molto insieme, abbiamo pensato di mettere in scena questa azione, questa opportunità, per fare sentire che la Sicilia, quando vuole, può fare tanto. Grazie Ismaele. Bene, allora questo... Le immagini, Gaetano, proprio della chiesa. Ah, ecco, durante il concerto, la serata che si riconoscono i personaggi. Ecco, qua c'è il maestro Simone Alaimo, assieme a Daniele Girardelli, che ha presentato con me quella sera. Che ha condotto la serata con te, sì. Questi sono i giovani, che hanno animato la serata. Questo è il coro della chiesa Ebenezer. E questo è proprio l'assessore Dario e il pastore Nicola Cerrito, che quella sera ha dato i suoi saluti. In Villa Battesi a Ficarazzi, che vi ha ospitato. Sì. E questo è l'assessore Dario Zenone. Quest'ultimo abbiamo visto. E poi c'è stato un piccolo rinfresco alla fine, e anche in questo si sono raccolti dei fondi, oltre già a quel ticket di ingresso che si era. Bene, e a questo punto io passo direttamente alla mia amica creativa. Però Elisa, come avviene? Perché secondo me questa è una cosa molto interessante. Ho pensato di realizzare un concerto di beneficenza, quindi a carattere artistico, quindi culturale, e poi ho detto, ma che cosa dobbiamo portare? Perché cosa è successo? La cosa più importante, forse ho dimenticato a dire, che questo assessore, quindi il sindaco Maria Luisa Turci, circa un mese fa mi ha chiamato dicendo: guarda, noi non ci siamo mica dimenticati di voi, voi avete fatto un gesto così straordinario, adesso vogliamo che voi veniate a trovarci a Novi di Modena. Allora ho pensato, ho detto, cosa possiamo dare, un simbolo, un dono, qualcosa al sindaco. Allora ho chiamato Elisa Martone dicendo: Elisa, dai libero sfogo alla tua creatività, realizza per noi un'opera e la porteremo. Infatti lo faremo venerdì e sabato. Benissimo. Allora Elisa, ci ha detto un po' qualcosa Ismaele su questa vicenda, quindi questo matrimonio culturale che nasce, dico postumo, fra te e questi due comuni, con l'intervento di Ismaele, come avviene? Beh, sicuramente, come tanto appena accennato Ismaele, quindi mi ha contattato chiedendomi di realizzare un'opera. Io, come sempre, insomma, quando c'è di mezzo la cultura, la solidarietà e soprattutto il dare un contributo concreto alla società, sono sempre pronta e disponibile. Poi, tra l'altro, appunto da pochissimo, quindi si è conciliato con questa iniziativa, è nato il mio progetto, appunto l'albero, quando la cronaca diventa arte. L'albero è appunto un progetto artistico, non è una singola opera, e nasce per sostenere le vittime della Terra dei Fuochi, altro dramma che la nostra nazione purtroppo sta vivendo in questo periodo. Quindi inizialmente questo progetto nasce proprio perché volevo dare il mio contributo a questa situazione. Infatti la foto, quindi l'albero, è realizzata da 25 alunni, che sono i bambini dell'ambasciata dell'amicizia della scuola Ignazio Buttitta di Bagheria, e appunto insieme che loro stanno facendo questo percorso di legalità e ambiente con la professoressa Francesca Galeotto e Stefania Castellitto, mi hanno appunto ospitato. I bambini sono stati carinissimi, perché intanto hanno vissuto questa prima giornata da modelli, diciamo, ma in realtà abbiamo creato questo nuovo progetto che appunto vuole sposare tutte le varie situazioni un po' così particolari, appunto l'appellativo l'albero quando la cronaca diventa arte. L'albero verde, quindi l'albero di speranza, è stato già consegnato per la giornata nazionale della festa dell'albero, appunto all'ambasciata, alla dirigente scolastica che è la professoressa Tiziana Dino. Poi arriva appunto la telefonata di Ismaele e ho creato un altro albero, l'albero rosso. E l'albero rosso che appunto sarà consegnato a Novi di Modena. Molto molto bella questa. E quindi appunto per me è veramente un motivo di orgoglio, anche perché essere appunto l'inizio di questo progetto, il maestro appunto internazionale, poi appunto lo concludo io, veramente sento una forte responsabilità anche a livello artistico e non solo, ecco, sociale, quindi veramente sono orgogliosa di fare parte di questo progetto. Noi siamo orgogliosi di te, naturalmente. Ma Elisa, però prima che passi la parola a Merilo Cicero, ti voglio fare una sola domanda, però
ti dico una data, 25 novembre. Io ho avuto il piacere, l'onore di mettere sulla mia bacheca Facebook la tua immagine. Un'immagine, ecco, questa che stiamo vedendo in questo momento. Da cosa ti ha spinto ad essere così maltrattata? Per tranquillizzare mamma e papà, mi sono maltrattata con Photoshop, quindi insomma per fortuna non ho subito realmente questa violenza. Ma da donna come si fa a far finta di niente? Quindi ancora una volta ho dato il mio contributo, per carità è un piccolo contributo, e mi ha fatto molto piacere che tu insomma il Canale 8 avete utilizzato questa mia immagine per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Noi il 25 l'abbiamo utilizzato, il 25 l'abbiamo utilizzata anche in diretta, collaboro con Passione Sport, e Passione Sport ha aperto con la tua immagine subito dopo lo spot nel Ministero. Abbiamo messo la tua immagine, e se la tua immagine Caterina Vitale ha letto il pezzo finale del monologo della Letizzetto fatto a Sanremo quest'anno. Sono stata appunto messa a conoscenza, vi ringrazio pubblicamente, vi posso dire, per avvalorare questa ulteriore appunto vostra scelta, che proprio in quelle ore invece mi trovavo a Villa Butera, Bagheria, perché c'è stato un convegno contro la violenza sulle donne, dove ho presentato il mio nuovo progetto che è Woman for Woman, dove appunto anche quest'anno insomma mi dedicherò a questa tematica che da donna appunto non posso tirarmi indietro. Grazie Elisa per quello che fai e per quello che continuerai a fare per tutti noi. Bene, ora passiamo a chiedere all'assessore Mary o Cicero, che lei in pratica quando è cominciata questa avventura ancora non era in amministrazione, però si è fatta carico anche lei di essere animata, anche perché il suo assessorato tra virgolette quasi impone di parlare di solidarietà. Se mi permetti Gaetano, colgo la palla al balzo e colgo la sollecitazione che mi ha offerto Elisa, certo, per parlare di un progetto che abbiamo in cantiere a Villa Abate, che prevede l'apertura di uno sportello contro la violenza di genere. Quindi a questo proposito noi ci stiamo muovendo al riguardo, è come dire tutto ancora in itinere, è un progetto in fieri, ma speriamo che i tempi siano brevi, speriamo di riuscire a ridimensionarli quanto prima. Ci stiamo muovendo per insomma stabilire i locali nei quali allocare questo ulteriore servizio che pensiamo di diciamo offrire alla comunità tutta del paese. A Villa Abate, come in parecchi altri paesi insomma del circondario, purtroppo la violenza di genere esiste ed è necessario da parte di un'amministrazione combatterla con tutte le armi di cui un'amministrazione può disporre. Ritornando a Novi Ligure. Sì, allora quindi significa questo, che in effetti Elisa ha un altro impegno di fare un altro albero, dico, oltre alla sua trilogia normale dovrà farne un altro per il comune di Villa Abate. Ma già, guarda, posso dire che è stato già detto, quindi mi ripermetto di dirlo anche a voi. Noi te lo vogliamo estorcere fin da subito, ma così comunque l'impegno lo prende il pubblico. Stanno continuando ecco a fiorire, già in cantiere un albero per la Sardegna, perché appunto anche benissimo, loro in questo momento stanno soffrendo, l'albero per Lampedusa, poi insomma per le donne ho dedicato veramente un programma tutto il 2014. Bene, allora, quindi insomma avremo di dire che perfetto, l'albero è come dire l'albero e non solo, ecco, c'è un intero progetto Woman for Woman, che quindi ne riparleremo con sì, ma l'albero può essere una cosa veloce, poi il resto lo costruiamo nel tempo, è vero? Intanto vai, è un Mary, simbolo importante, assolutamente. Allora, ritorniamo un attimo a parlare di solidarietà. Beh, la solidarietà è figlia della compartecipazione emotiva rispetto agli eventi vissuti da altri, ma come una diciamo canzone famosa cita, gli altri potremmo essere noi. Un evento catastrofico ha colpito in passato, continua a colpire in questo momento, e alludo a quello che è appena accaduto in Sardegna, altre comunità, ma dico, valutiamo la possibilità che quello che capita agli altri potrebbe capitare anche a noi. Quindi sulla base di questa considerazione, prefigurandoci mentalmente quali potrebbero essere le condizioni nelle quali potremmo trovarci a versare noi, non possiamo fare altro che rispondere
alle domande d'aiuto che vengono da fuori, ma spontaneamente, non aspettandoci che ci venga rivolta una domanda, ma spontaneamente. Questa iniziativa è partita spontaneamente dal senso forte, insomma, di solidarietà di Ismaele. Questo progetto è stato coltivato all'interno di una comunità che territorialmente è il comune di Villabate e quello di Ficarazzi, insomma, ma soprattutto spiritualmente più che territorialmente, considerato che la comunità di fatto è allocata topograficamente sul comune di Ficarazzi, ma spiritualmente la condividiamo perché parecchi dei nostri concittadini la frequentano, è diventata il luogo appunto della costruzione della solidarietà per Novi di Modena. Noi come comune di Villabate saremo degnamente rappresentati dall'assessore più giovane della nostra giunta comunale, Giovanni Pitarresi, che si fregerà di indossare la fascia del sindaco e, accompagnando le persone che mi affiancano, andrà lì a, diciamo, portare ulteriormente la nostra solidarietà e partecipazione emotiva rispetto agli eventi che Novi di Modena ha vissuto. Grazie, Mary. Colgo l'occasione, prima di passare la parola al sindaco Martorana, che il sindaco purtroppo è di Villabate, il sindaco Gerrito è impegnato questo momento per motivi istituzionali, quindi non è potuto essere, sarebbe stato felice di essere qui o quantomeno magari fare un piccolo intervento anche telefonico. Non è stato possibile perché è molto impegnato in questo momento, quindi ci ha chiesto di chiedere scusa per conto suo, però naturalmente lui, anche se non in corpo ma in anima, è presente con noi in spirito a questa bella avventura che andranno a vivere Paolo Martorana con tutta la delegazione che andrà lì. Ebbene Paolo, a te una domanda specifica, chiara, da sindaco. Quando ti troverai di fronte al sindaco di Novi, quale sarà il sentimento che proverai? Perché questo secondo me sarà un motivo di forte emozione da parte tua, al di là della solidarietà che hai provato, del momento di disponibilità assoluta che hai avuto quando ti è stata proposta da Ismaele questa vicenda. Cosa proverai veramente? Io capisco che non si può mettere ipoteca sul sentimento, però con quale bagaglio parti di sentimento da Ficarazzi? Ma il bagaglio è qualcosa che veramente è immateriale, perché io devo spostare le lancette dell'orologio a quando Ismaele mi parlò di questa iniziativa e come per magia, per una regia, come diceva l'assessore di Villabate, spirituale, mi sono veramente sentito parte di qualcosa che in quel momento non conoscevo. Conoscevo il dramma che quel comune, che quella comunità stava vivendo, la devastazione dei luoghi, che non era una devastazione dello spirito, perché loro con grande dignità hanno reagito. Ismaele mi ha dato questa grande opportunità e io mi sono sentito immediatamente parte di un progetto. E allora è questo quello che dirò alla collega sindaco di Novi di Modena. C'è stata una affinità spirituale che oggi io non saprei spiegare in maniera, diciamo, materiale, ma mi sono sentito immediatamente parte di un progetto. Devo partecipare, devo contribuire, devo veicolare bene questo messaggio alla mia comunità che mi vuole bene e mi segue in queste iniziative. Ne parlai immediatamente con la mia giunta, con il mio consiglio, e partecipammo fortemente a questa iniziativa. Devo dire che lì noi giochiamo in casa, perché la comunità evangelica che in realtà è alloggiata geograficamente, territorialmente a Ficarazzi, ma diceva bene l'assessore, spiritualmente coinvolge il comune di Ficarazzi, ma anche quello di Villabate, di Palermo, di Bagheria. È qualcosa che rappresenta un fiore all'occhiello. Lì tanta gente prega, tanta gente costruisce, tanta gente traccia un percorso. Io spesso vado lì a passare, diciamo, qualche ora a pregare con i fratelli evangelici, e vi devo dire che poi se ne ritorna con una marcia in più, veramente un arricchimento spirituale e culturale importantissimo.
Beh, questo dico, c'è il, in questo momento stiamo vedendo il pastore Cerito che è di Villabate, fra l'altro, e quindi è una persona fantastica che al di là del credo personale diventa veramente un momento, come diceva giustamente Mary, veramente ecumenicamente fortissimo. E ritengo che in effetti questa serata che abbiamo trascorso tutti assieme, prima di concludere e di salutarci, volevo fare due cose. La prima è quella che di chiedere a Elisa ufficialmente di consegnare l'opera al nostro caro sindaco, con la quale io prendo un attimo il microfono, gliela consegno ufficialmente, così come, ecco, sarà la stessa cosa che farai quando la darai. Velocemente, così. Ecco, l'albero rosso, quindi il verde è speranza, ma anche di quelle foglie che crollarono giù per via del terremoto, le nuove foglie rosse, che sono simbolo in realtà di passione, questo orizzonte di luce che inesorabilmente crea il nostro tricolore, perché appunto la cosa bellissima di questo evento è che non solo unisce l'intera Italia, perché dall'estremo sud stiamo andando al nord a portare questo segno importante, e poi appunto siamo stati coinvolti professionisti, arte, cultura, diverse religioni, tutti insieme per sostenere l'Italia alla fine, perché siamo tutti italiani e questo quadro lo rappresenta, e sono felice di consegnarla al sindaco che nuovamente lo porterà a Novi di Modena. Sì, grazie, e devo dire, grazie. E poi chiaramente un'opera d'arte ha in sé tantissime sfaccettature, ma ci sono dei bambini, dei ragazzi, la speranza di poter rinascere ancora più forti di prima. E allora sarà questo il messaggio che Elisa ha ben veicolato in tutta la giornata e in queste giornate in cui ha presentato, diciamo, l'opera un po' in giro per la nostra provincia. Allora cercherò di rappresentare l'artista, rappresentare il messaggio, ma di far notare al mio collega che alla mia collega che questi bambini sono veramente la speranza, la nostra missione, la nostra agenda politica vede al primo posto i bambini, perché i bambini rappresentano la società attuale, ma soprattutto la società del futuro, e quindi tracciare un segno di speranza e costruire questa strada attraverso degli esempi migliori rispetto a quelli che loro vedono in televisione, è qualcosa veramente di fantastico. Importante. Bene, io grazie, a questo punto non posso fare altro che ringraziare Elisa per la sua presenza qui assieme a noi. Grazie a voi. E ringraziare il sindaco Martorà per la sua sensibilità e per come rappresenterà diciamo, le nostre comunità al nord. Quindi creare questo ponte diciamo virtuale che dalla Sicilia va in Emilia. Quindi è importantissimo anche questo fatto. Questa stretta di mano, secondo me, ecco, quando parlavo poco fa di emozione, questa stretta di mano sarà proprio il momento emotivo maggiore, che vede due persone che non si sono mai viste, che stanno e che hanno culture diverse, stare assieme per la solidarietà. Volevo ringraziare Mary per essere stata qui con noi questa sera e devo dire, avendo lasciato la famiglia e tutto quanto a casa, però siamo stati felici di averti con noi e speriamo di averti in altre grazie occasioni. Grazie a voi per l'ospitalità che mi avete riservato. Grazie Mary. E alla fine cosa dire a Ismaele? Ismaele, ringraziarti no, perché in effetti è il tuo dovere fare questo da uomo che si occupa di solidarietà, da uomo che si occupa di spettacolo, che si occupa di giornalismo e di tant'altro. Quindi Ismaele, continua a fare il tuo lavoro e, tra virgolette, il tuo dovere per il prossimo. Io ringrazio te Gaetano, ringrazio tutti gli ospiti, ringrazio il fatto che ho potuto chiudere questo tour de force, perché siamo stati ospiti in altre emittenti, ma ho voluto chiuderlo qui nella mia Canale 8, perché è stato per me un piacere poter avere questa serata, questo special, ma soprattutto volevo lanciare un ultimo messaggio. Abbiamo parlato di fede, ecco, un collega mi ha intervistato dicendomi: ma come mai ti è venuta in mente questa idea? E soprattutto bravo, perché hai avuto questa idea. Io voglio dire invece che non è proprio così. La cosa importante, secondo me, è se una crede, se una ha una speranza nel cuore, vive di fede. Queste sono cose normali. Gesù stesso disse: chi ama deve dimostrarlo concretamente attraverso dei gesti, quindi amore in azione. Questo è stato il progetto e sono stato lieto di poter rappresentarlo. Quindi saremo a Novi di Modena, ma porteremo la Sicilia nel cuore. Grazie a tutti. Bene, che
dire, amici telespettatori di Canale 8, ci vediamo la prossima volta. Grazie per essere stati con noi e speriamo di aver fatto anche noi la nostra piccola parte, così come l'hanno fatta gli altri che staranno lì il 30 di novembre a consegnare un'opera, ma fondamentalmente a consegnare la solidarietà del popolo siciliano a queste persone che sembrano lontane, ma in effetti sono fratelli molto vicini. Grazie, buonasera a tutti.